perché insomma il partito sta cambiando, lei si riconosce ancora nel suo partito, un partito che si confronta o no? La domanda è lunga, la risposta sarà breve. Io ho presentato alcuni emendamenti, il partito aveva deciso, il gruppo aveva deciso che la legge andasse approvata così com'è. È evidente che avendo presentato emendamenti in commissione, il gruppo esercita la sovranità che il regolamento gli consente, che è quello di sostituire i membri della commissione, ma il dibattito è rinviato in aula, naturalmente, dove io e gli altri presenteremo emendamenti. Quindi non protesta, lei insomma Ma cosa rimane, piega vuole? un po' la È testa. una sostituzione di massa, siamo stati sostituiti in 10, quindi mi pare che non Presidente, è d'accordo valga la con la pena. posizione di Cooperlo che ha detto che la legislatura stessa è a rischio? Ma insomma, io ancora spero nella saggezza del segretario del partito e del Presidente del Consiglio, perché la legge elettorale è una cosa molto importante. Non dovrebbe metterci la testa il governo sopra e dovrebbe lasciare il libero confronto in Parlamento. Tanto più che tutti lavoriamo per fare una nuova legge elettorale e per farla migliore, quindi questo è il senso, insomma. Aspetta, ma anche in commissione antimafia chi è in disaccordo rischia di essere allontanato oppure c'è più serenità? Ma noi veramente in commissione antimafia votiamo tutto all'unanimità per adesso, anche con Non si 5 rischia, insomma. Stelle, quindi non abbiamo problemi. Non è risentita in nessun modo, quindi un po' ci Ma stupisce questo. no, Cioè, chi ha parlato di atto no, nel grave senso, ma il fatto non si lo è. commenta da solo, quindi è inutile che io aggiunga parole. Ho parlato di sostituzione di massa, quindi mi Però pare sorridendo. evidente. Ma cosa vuole che faccia a questo punto? Io ho presentato gli Rassegnato. emendamenti. No, non sono rassegnata. Capisco che questo passaggio era inevitabile in un certo senso, no? Quindi è tutto rinviato all'aula. Questa è veramente l'ultima, ma non è che c'è qualcuno che potrà pensare che siate disposti a tutto pur di restare nel partito anche a piegare la testa di fronte a atti così forti? Ma veramente abbiamo dimostrato, io in particolare, di non, cioè, insomma, ho continuato a portare avanti le mie idee, i miei convincimenti e continuerò a farlo. Però atti forti. Perché, ma insomma, io penso che ancora in questo partito penso di avere diritto di cittadinanza più di qualcun altro, quindi prima Però l'allontanano. dalla commissione, mica dal partito. Grazie, grazie Grazie. Presidente. Dov'è?